Si avvicina il momento della semifinale dei playoff scudetto di Serie 1 tra Topspin Messina e Marcozzi Cagliari. Quali sono le sensazioni e le valutazioni in vista di questo appuntamento? Ci si gioca tutto in gara secca. No, le sensazioni sono buone, i ragazzi sono molto concentrati sulla partita e siamo, come dire, ottimisti sulla prestazione dei nostri giocatori. La partita sarà ovviamente da giocare, Cagliari ci ha anche impensierito già nella partita durante la regular season, per cui i giocatori sono degli ottimi giocatori che conosciamo, ma noi siamo molto fiduciosi sul risultato finale. Bisognerà dare certamente il massimo, ci sono comunque due risultati su tre a disposizione e questo può indirizzare la sfida. Sicuramente, noi anche con il pareggio andiamo in finale, per cui questo è sicuramente un punto a nostro vantaggio. La partita, ripeto, sarà da combattere, perché Campos, Antonino, Giovannetti sono dei giocatori che venderanno cara la pelle. Il risultato con Carrara, il 3-3 dell'ultima sfida casalinga, ha dato sicuramente maggiore consapevolezza e maggiore morale, nonostante non sia valso poi alla fine il primo posto. No, però non è valso il primo posto, ma è stata una grandissima partita, soprattutto confrontando con le partite precedenti col Carrara, in cui eravamo stati sconfitti in maniera anche netta. Questa è stata una partita dove siamo anche andati vicino alla vittoria, e così alla fine il risultato è stato un pareggio con prestazioni davvero dei nostri ragazzi incredibili, e speriamo che questo dia fiducia per l'eventuale prossima partita. Note liete intanto arrivano anche dal settore giovanile, con le medaglie conquistate da Danilo Faso, il talento più splendente, recenti campionati italiani giovanili di Terni. Danilo, non lo stiamo scoprendo ora Danilo, ma nell'ultimo periodo è migliorato davvero tanto, e quello che insomma io ho notato che mi impressiona è la maturità di questo ragazzino. Alla fine è un ragazzino che ha 11 anni, ma che gioca con una maturità veramente da adulto. La finale campionati italiani è stata una finale durissima, vinta al quinto set, 14-12 al quinto set, ha avuto prima due match point a favore, ha dovuto poi annullare un match point, rimanendo sempre lucido, convinto, e anche il suo avversario, devo dire, Francesco Trevisan, si è messo in mostra, ha messo in mostra dei notevoli miglioramenti, e io credo che questi siano i due giocatori su cui l'Italia deve puntare per avere dei risultati anche a livello internazionale. Quanti margini di crescita ha ancora Danilo, e che orgoglio c'è nell'allenarlo, nel vederlo crescere così da vicino? Danilo ha margini, ripeto, ha 11 anni, per cui margini di miglioramento ne ha. È difficile pure dire quanto può ancora migliorare, perché lui ora sta anche facendo questa esperienza in Francia, in questo club in Francia, dove ovviamente il livello è ancora più alto, è un ottimo club, e questo sicuramente contribuirà ancora di più a farlo migliorare tecnicamente e tatticamente.